coronavirus ha cambiato un po' l'agenda. Per quanto importante le regionali, credo che adesso ai cittadini interessa sapere cosa fa il sindaco di Napoli per provare a garantire al meglio, nell'ambito delle sue competenze, la salute dei nostri concittadini. Quello che posso dire è che ci sarà, quello che posso dire è che ci sta il nostro impegno, così come eravamo rimasti per le regionali, e anche in questi giorni ho avuto contatti insomma importanti per continuare a lavorare nella direzione di una coalizione civica regionale. Quindi se ci sarà un rinvio lo deve chiedere al governo, non al governo regionale, non lo posso sapere. Sì. Beh, perché chi è il PD? Che non ho capito, il PD ci convoca. Noi siamo Dem, non siamo il PD. Oh, io ho visto Zingaretti l'altro giorno, che credo che di che partito è, me lo ricordo un attimo, è il Partito Democratico. A livello locale. Sì, ma infatti noi dialoghiamo anche con loro, molto più di quello che potete pensare. Ci siamo visti con il Movimento 5 Stelle, ci vediamo con tutti, poi questo non significa che ci sta già a terra la coalizione civica regionale. Noi lavoriamo per unire e non per dividere, anche dopo Ruotolo. C'era chi si affannava a dividere un minuto dopo la vittoria di Ruotolo, io continuavo a dire dobbiamo rimanere uniti pur nelle diversità per sconfiggere destre. Quindi io dialogo con tutti, posso dialogare con Sarracino, con Anello Esposito del Consiglio Comunale, con Zingaretti, con Fico, con Spadafora, con tutti, cioè dialoghiamo, vi sembrerà strano, ma io anche in questi giorni di coronavirus riusciamo a dialogare con tutti per costruire la migliore coalizione possibile. È evidente a tutti che senza di noi non si vince, poi ci possono chiamare, non chiamare, ma quello lo sanno tutti, lo sanno sia Zingaretti che Fico. Quindi la riunione di pomeriggio, non ho capito, mi scusi, mi sono distratto. Per le regionali, per fare il punto un po' delle regionali, maggiorale. Però la collega non è legato né ad Auricchio, così vi tranquillizzate, né a ulteriori rimpasti, così vi tranquillizzate. Ma ci saranno questi rimpasti oppure no? Fino al rimpasti? Ci saranno, si parla dell'ingresso dei Verdi. A parte che voi, come voi sapete, io non annuncio mai prima quello che faccio, quindi anche per farvi scrivere qualcosa, perché se no lo annuncio. Se ve lo dico, voi scrivete e poi. Però se non lo smentisce vuol dire che qualcosa c'è. Assolutamente.